Marco Lao è stato riconfermato alla guida del Partito Democratico. Lo ha deciso l'assemblea di iscritti nel congresso del PD, che si è svolto in via dello Stadio a Pachino domenica 27 ottobre, alla presenza del deputato regionale Bruno Marziano e di Giovanni Caffeo, garante provinciale. Due le liste presentate, ma quella a supporto di Aldo Beninato, sfidante di Marco Lao, è stata annullata dall'ufficio di presidenza, composto da Vitaliano Di Lorenzo, Roberto Bruno, Marco Lao e Saverio Romano Barone. Proprio per questo non sono mancate le polemiche che tuttavia il segretario riconfermato ha voluto smorzare. La mia rielezione è la ratifica del percorso già intrapreso, ha detto Lao. Non accetteremo nessuna ingerenza esterna all'interno del PD. Abbiamo una precisa linea da seguire da qui alle prossime elezioni comunali. Il nostro obiettivo è quello di vincere, ma non ad ogni costo. Vogliamo tracciare un solco di discontinuità. Polemico invece Aldo Beninato. Il candidato escluso ha criticato apertamente durante il congresso il deputato regionale Bruno Marziano, reo a suo dire di non aver aiutato gli agricoltori quando era presidente della provincia. Diverse volte, quando eri presidente della provincia, si è avuto modo di poter vedere sotto gli occhi della telecamera il comportamento storico di alcuni personaggi che imperversano da anni all'interno della sezione oggi del Partito Democratico e forse anche prima qualcos'altro, perché qui si tratta praticamente del 97, mentre la loro presenza praticamente c'è anche almeno da 20 anni a questa parte. In particolare mi riferisco praticamente al consigliere comunale, che non so in quale veste, forse presidenziale, insomma, no? E interagisce con gli organi di partito, dettandone praticamente poi la linea politica, che come si è visto è tutta tesa a creare una coalizione, perché poi con gli altri sicuramente ci saranno degli accordi, ma anche con gente che praticamente fino all'altro ieri, e questo lo vedremo, è stato dall'altra parte, perché vogliono creare la discontinuità. È tutta una cosa che bisogna praticamente verificare. Però la continuità interna non deve essere toccata. Questo è l'elemento che emerge con forza all'interno di questa, diciamo, di questo video, che praticamente illustra e rappresenta la contraddizione delle ultime frasi pronunciate dal consigliere comunale, quando all'interno del partito si devono discutere delle tematiche, e però Aldo viene smorzato quando pone delle tematiche strettamente territoriali che sono importantissime, viene beffeggiato con l'ausilio della presidenza che, strizzando l'occhio al loro deputato di riferimento, praticamente mettono come un ignorante attivo o un intelligente attivo una persona che effettivamente porta le tematiche del territorio, contrapponendole con una linea attendista, con una linea che praticamente non si sa, non si è mai saputo come si atteggia, a parte i comunicati espressi in forma senza contenuti politici, solo una serie di accuse al sindaco e solo al sindaco, sulle sue bugie, sulle sue, se questa è la linea politica che praticamente volevano o vogliono far passare come una linea di forte opposizione, mentre poi se andiamo a vedere gli atti
vediamo il Partito Democratico che praticamente con una parte della maggioranza detta le linee del nuovo piano regolatore, adducendo questioni urbanistiche rilevanti per quanto riguarda la questione dell'espansione di Pachino anche sui terreni della stazione ferroviaria, l'essersi scordato praticamente che esistevano delle zone di cave dove sulle linee programmatiche le linee programmatiche del piano non dicevano nulla per un guarda caso, mentre si discuteva della discarica di Campo Reale, praticamente la commissione consiliare si dimenticava di normare sulle cave. Insomma, qui praticamente si vede chiaramente che questa gente è arroccata nel loro piccolo potere e che non si intravede nessuna speranza per il futuro che si possa fare un'amministrazione se non con dei consociativismi che ci sono sempre stati e che praticamente niente, non ci sarà a mio avviso nessun cambiamento nel momento in cui una forza rilevante, una rappresentanza praticamente sociale direttamente collegata a quello che può essere il mondo agricolo, e certamente noi non è il mondo agricolo dell'IPG e dei grandi baroni che vengono tutelati con la cangente posizione del Partito Democratico sui grandi temi come possono essere le ZPS e le zone SIC. Niente. Una sceneggiata che comunque attraverso il video che abbiamo avuto modo di vedere certifica nelle istantanee che si susseguono nel video tutta l'arroganza che traspare dagli interventi del signor Bruno, che parla di rispetto e di politici della domenica pomeriggio. Vabbè, forse ci sono stati degli errori formali da parte del gruppo che voleva presentare la candidatura di Aldo, ma che praticamente da un formalismo non si può creare un momento alto di partecipazione. Io francamente li avrei fatti partecipare e li avrei battuti non sull'alzata di mano, o meglio, li avrei battuti, li avrei fatti entrare, perché anche loro fanno parte di un. Per crescere il movimento ha bisogno di più adesione possibile. Ora, trovandoci in una situazione del genere, quali possono essere le prospettive per una vittoria futura? Basta fare una lista praticamente che si atteggia e si contrappone al centro-sinistra e mancheranno i voti necessari per poter vincere le elezioni. Se poi queste persone, puramente di spirito di sinistra e provenienti dal mondo agricolo, vengono considerati come gli elementi da combattere, si vede che praticamente si ha una visione molto limitata di quelle che sono le forze in campo e che praticamente poi magari si alleeranno con Iacono oppure con qualcun altro che per anni è stato colui che praticamente ha determinato, gli ha tolto i voti, portandoli al centrodestra, e oggi sulla via di Damasco riconvertito, lo vedremo insieme a qualche un altro aderire al progetto, al nuovo progetto che vede praticamente il signor Bruno a sindaco di Pachino, che è una cosa che praticamente difficilmente si potrà attuare, anche perché seppur lo facesse praticamente tanti e tali saranno gli ostacoli che si frapporranno, perché la composizione di coloro che andranno, in quel caso non all'interno del partito, ma all'interno praticamente del consiglio comunale o nella società, che si sono sempre schierati a destra, se poi li vedremo schierati a sinistra solo perché c'è un particolare momento storico dove il signor Bruno Marziano riveste una certa importanza a livello di attività produttive, che è capace di praticamente non di inondare, ma di
incensare quelle che sono singole attività e che nulla praticamente. Lui dice che ha inondato, no, ha inondato di progetti il territorio, cosa che non è assolutamente vera, perché i pochi progetti che lui ha inondato, in particolare sì, vabbè, la strada di Porto Palo con alterne vicende, il castello di Capopassero che praticamente è chiuso, poi il palmento di Rivini che praticamente è stato sì concluso, ma non c'è un progetto di gestione per cui viene utilizzato per fare convegni e qualche altra cosa. Un ultimo appunto va fatto praticamente alla sezione, al circolo di Pachino, in quanto non è possibile che uno fa il congresso a casa sua. E un altro appunto che voglio fare, che praticamente ho visto campeggiare sulle teste della presidenza il quadro che il pittore regalò alla sezione del Partito Comunista, e questo si deve alla mia attività politica come organizzatore del Partito Comunista per la festa dell'unità dell'87, mi sembra che il signor Guarrasi regalò quel quadro praticamente di Berlinguer con la testa spaccata, che praticamente diventa in questo caso simbolico. Praticamente la spaccatura dei mondi che potevano incontrarsi all'interno del Partito Democratico, del nuovo Partito Democratico, e che praticamente con questo congresso, con queste raffigurazioni, con questi video e con queste immagini che abbiamo visto l'arroganza che conosciamo attraverso la rete del signor Bruno. Lo sbeffeggiamento di Marziano come vassallo, valvassore e come barone della sezione di Pachino, che praticamente porta a offendere pesantemente tutti coloro che praticamente vogliono in qualche modo dare una mano al rinnovamento della politica, come può essere la figura di Roberto Bruno, di Roberto Arangio, che praticamente in modi abbastanza democratici praticamente ha relazionato su com'è la sua visione di quella sezione, di quel circolo, che praticamente vogliono attraverso le loro attività praticamente portare alla candidatura di Bruno a sindaco. E che anche se perdono praticamente a loro non gliene importa nulla, tanto loro stanno bene. E che praticamente non gli interessa creare praticamente un movimento che sia in grado di poter prendere Pachino per la mano e dargli un indirizzo nuovo, perché praticamente le contraddizioni sono così alte e sono praticamente palesemente inaccettabili, anche in visione del signor Bruno Marziano, che mai ha dato una parola affinché anche il territorio di Pachino si dotasse di quelle strutture ecologiche in grado di poter invertire la situazione economica dell'agricoltura attraverso appunto l'istituzione della ZPS, delle SIC. Io praticamente sono molto rammaricato di tutto ciò, non godo assolutamente, a parte la risata in relazione proprio al modo di esporre le cose di alcuni personaggi, che praticamente con la loro arroganza fanno trasparire quanto poco democratico possa essere questo movimento a Pachino. Poi ci sono quelli subdoli che solo seduti al circolo di presidenza decidono così di non fare entrare altri a far parte della sezione, perché è un mondo chiuso, è un mondo che si riunisce la domenica pomeriggio, solo allora si riunisce la domenica pomeriggio per fare politica attraverso un drink e attraverso praticamente tutte quelle attività da piccoli borghesi di cui si configura questo partito. E praticamente si vede anche la contrapposizione palese tra il mondo agricolo, il mondo dei sacrifici, è praticamente un'elite di personaggi che oninubilati del contributo preso per il Festival del Cinema di Frontiera, valeggiano
senza far nulla per dare una determinata spinta e innovazione a questo paese per creare le condizioni di un reale cambiamento. Sono molto amareggiato per questo.